professor Andrea Casella, il suo gruppo di lavoro in questo momento che cosa sta facendo? In questo momento stiamo controllando le letture automatiche di questo georesistivimetro che è stato programmato per fare una serie di misure di differenza di potenziale che poi ci daranno, opportunamente elaborate, una radiografia, diciamo, bidimensionale in termini di resistività naturalmente di questa zona. E questa è la parte finale di un profilo che abbiamo tracciato a partire da quella zona dove siamo entrati, dall'ingresso. Naturalmente sta lavorando in automatico la cittadina perché uno dei vantaggi di queste strumentazioni è di poter programmare un numero elevato di misure e poter, poi in questo momento stiamo semplicemente controllando che sia tutto, mi sembra che vada tutto Tutto bene. bene. Sì.